basta guardare questo e uno capisce la grandezza di Tiziano, un Tiziano shakespeariano, potrei dire. Siamo alla fine del Cinquecento, sono gli ultimi anni nella vita produttiva di Tiziano, quando il vecchio Tiziano ormai non usa neanche più il pennello, ma lavora con le dita, impasta il colore e, dicono i cronisti dell'epoca, lavora per via di sfregazzi. Questo è, secondo me, il notturno più straordinario della storia dell'arte universale. Pensate al 3 de Maio di Goya, pensate alla Ronda di notte di Rembrandt. Ebbene, questo viene prima e siamo a un livello, a mio avviso, almeno persino più grande. Lui immagina che, voi sapete tutti com'è andato il martirio di San Lorenzo, viene arrostito sulla graticola come una bistecca. E il fuoco del suo martirio, cioè il fuoco che incendia la graticola, è la sorgente di luce. Ma altre sorgenti di luce sono le torce che i manigoldi tengono in mano. E questa pluralità di luce nel buio della notte fa il dramma che voi avete di fronte. Capolavoro tra i capolavori è il dipinto della Fondazione Magnani Rocca di Mammiano di Traversetolo, un'opera fondamentale per la storia dell'arte italiana ed europea del Cinquecento, uno di quei dipinti in cui riusciamo a comprendere perfettamente che cos'è un grande artista. È un tema classico, è la Sacra Conversazione Veneta. Ma Tiziano che cosa fa? Tiziano ci dà la capacità di saturare le emozioni attraverso i colori. Osservate questo meraviglioso manto rosso, azzurro della Vergine screziato di pagliuzze dorate e poi soprattutto la Santa Caterina. La Santa Caterina nel color malta della sua veste, lievemente abbassata dal velo, e poi i grandi capelli, la massa di capelli biondi che ci dà il senso profondo di che cos'era la bella veneziana. E le vedete sul drappo d'onore scuro. Dall'altra parte, vestiti di nero, i due uomini stagliano su un meraviglioso paesaggio di chiarori assoluti e la nascita del paesaggio moderno che nessuno saprà più rinnovare fino agli impressionisti.